Bentornati a Polis TG Speciale, ben ritrovato al notaio Massimo D'Ambrosio con il quale oggi parleremo di divisione ereditaria. Allora chiediamo subito al notaio quando si deve fare una divisione ereditaria. Al momento dell'apertura della successione, sia essa legittima o testamentaria, i beni cadono sempre in una comunione che si chiama comunione ereditaria. Nella comunione ordinaria, che sia quando la proprietà o un altro diritto reale spetta a più persone per cause diverse dalla successione ereditaria, come ad esempio a seguito di un banale atto di acquisto congiunto da parte di più persone, ogni partecipante può liberamente alienare la propria quota. Nella comunione ereditaria, invece, l'articolo 732 del Codice Civile prevede che i coeredi hanno diritto di essere preferiti agli estranei, per cui qualora uno di essi intende cedere la sua quota o una parte di essa, ovviamente se si tratta di una quota di eredità, non del singolo bene, al coerede spetta il diritto di prelazione, ovvero il diritto di essere preferito nella cessione. Pertanto ogni coerede può sempre domandare la divisione. La divisione ereditaria è l'atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto. Con la divisione i coeredi diventano unici proprietari dei beni che gli verranno assegnati. Notaio, dunque, che tipi di divisione esistono? Ci sono tre tipi di divisione: quella amichevole, giudiziale o testamentaria. Tutti e tre i casi costituiscono materia tipicamente notarile, per cui il vostro notaio potrà consigliarvi in dettaglio. Comunque, bisogna ricordare che la prima, la divisione amichevole, sia quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisione, stipulando di fronte al notaio il relativo contratto consensualmente. La divisione giudiziale si ha invece quando non si ha un accordo tra i coeredi, i quali si rivolgono all'autorità giudiziaria per giungere alla divisione. La divisione giudiziale è un diritto di ciascun coerede, perché la legge non vede con favore il permanere di una comunione ereditaria. E quindi il giudice procede allo scioglimento della comunione, formando distinte porzioni. Ovviamente se i beni sono facilmente divisibili, oppure mettendo all'asta i beni in modo da poter dividere equamente il risultato di carattere economico. Notaio, ci spieghi come si esegue una divisione? Innanzitutto bisogna formare la massa ereditaria e procedere alla stima dei beni. Poi individuare le quote da attribuire a ciascun coerede corrispondenti alla quota di diritto a ciascuno spettante nella comunione ereditaria. In pratica bisogna formare porzioni di valore corrispondenti alla quota ideale vantata nella comunione. Certo, sia nella divisione amichevole che in quella giudiziale, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, è tutto più semplice. Se i beni non sono divisibili, si procede o alla vendita a un terzo, come viene fatto normalmente dal giudice, oppure attribuendo a un condividente una quota superiore, mediante però corresponsione da parte sua di una somma di denaro pari al maggior valore dei beni ricevuti. In pratica, il pagamento di un conguaglio. Potrebbe a questo punto farci un esempio di divisione? Innanzitutto bisogna sempre rammentare che una volta avvenuta la divisione, ciascun erede è considerato solo e immediato successore di tutti i beni componenti la sua quota e si considera come non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. La divisione infatti non è un trasferimento di beni, come molti pensano, ma ha solo natura dichiarativa, cioè è un riconoscimento reciproco della proprietà esclusiva di ciascuno su determinati beni fin dal momento dell'apertura della successione. Un riconoscimento reciproco retroattivo, che la quota estratta di diritto si è concretizzata per ciascuno dei coeredi sui beni oggetto della divisione. Premesso ciò, per voler entrare in dettaglio e fare un esempio, immaginiamo che sia un oggetto della comunione ereditaria un appartamento del valore di 100.000 euro e un locale del valore di 200.000 e i coeredi siano sempre due, Tizio e Caio, in parti uguali tra di loro. In base a quanto già detto, potrà assegnarsi a Tizio l'appartamento e a Caio il locale commerciale,
ma con l'obbligo di corrispondere a favore di Tizio di un conguaglio di euro 50.000, sicché le quote di diritto vengono ristabilite in euro 150.000 ciascuno. Supponiamo invece che l'oggetto della comunione ereditaria sia solo un appartamento del valore di 100.000 euro, che non può essere diviso in natura e che i coeredi siano sempre due, gli stessi Tizio e Caio, in parte uguali tra di loro. In tal caso, o si procede alla vendita a un terzo e il ricavato viene comodamente ripartito in parti uguali tra Tizio e Caio, o si procede all'assegnazione solo in capo ad uno dei due, ma con l'obbligo di corrispondere il conguaglio all'altro erede. In tale caso, sempre euro 50.000. Grazie ragazzi e a presto. E allora ringraziamo il notaio Massimo D'Ambrosio, con il quale abbiamo approfondito il tema della divisione ereditaria. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Polis TG Speciale. Grazie per averci seguito.